Pace e bene a tutti. La liturgia ci aveva accompagnati finora con la testimonianza dei profeti, di Giovanni Battista, di Giuseppe. Ora, nell'imminenza del Natale di Gesù, ci accompagna con la testimonianza di Maria. Per due volte nel tempo di Avvento ascoltiamo le parole di Luca che dipingono l'Annunciazione. 12 giorni fa le abbiamo incontrate nella solennità dell'Immacolata Concezione. E oggi le riascoltiamo, oramai a ridosso del Natale, in questa quarta domenica di Avvento. Le parole dell'angelo a Maria sembrano un luogo, uno spazio, lo spazio della libertà che Dio offre a Maria. Uno spazio dove Maria può sentirsi al suo posto. Una mano aperta sembra essere il terreno di Dio. E questo terreno, questa mano aperta che Dio tende all'umanità, è un luogo bello e luminoso, dove Maria può sentirsi a casa, dove Maria può dare tutto di sé, può donarsi completamente. Rallegrati, le dice l'angelo. Eccomi, risponde Maria. Il luogo dell'incontro tra Dio e l'uomo è uno spazio preparato da tempo, che affonda le sue radici nella lunga narrazione del dialogo tra Dio e le sue creature, e che lungo la storia ha assunto connotazioni molto differenti. Il profeta Davide ci suggerisce l'immagine che più di altre ha attraversato i secoli fino a giungere a Maria, è l'immagine della casa. Casa è la parola che unisce le parole della parola di Dio di questa domenica. Il re Davide, ascoltiamo nei versetti della prima lettura, si consulta con il profeta Nathan per renderlo partecipe del suo desiderio di costruire a Dio una casa. È un pensiero buono e encomiabile, che anche Nathan sostiene. Ma Dio rettifica il loro pensare e pone nel loro cuore piuttosto una domanda: chi è stato fino ad ora il costruttore della casa? Il Salmo 88 poi inizia a svelarci che la casa è l'amore roccioso del Signore, la sua fedeltà, perché è un amore edificato per sempre. E le ultime parole di San Paolo nella lettera ai Romani ci assicurano che mediante le scritture dei profeti la presenza di Dio in mezzo al suo popolo si va manifestando. La promessa di Dio si compie, la sua presenza è svelata in Cristo, è Lui la nostra casa. Nel Vangelo, la parola che si fa profezia è quella di Maria. L'angelo non rivolge a Maria domande, apre davanti ai suoi occhi il cuore di Dio e il suo progetto di amore per l'umanità. Così si realizza la sua promessa di dare all'umanità un luogo nel quale sentirsi finalmente a casa e non più in esilio, non più in cammino. La porta di casa di Dio è aperta e Maria lo sa. E Maria si sente a casa tra le parole dell'angelo, perché queste parole rivelano a Maria la sua vocazione. Sono un segno tangibile e chiaro dell'amore, perché riempiono di grazia, confermano la presenza del Signore, benedicono. Maria allora sta davanti all'angelo, davanti a Dio con il suo ecco. E l'eccomi non è la risposta ad un interrogativo.
L'angelo non fa domande. Le parole di Maria sono la conferma di una presenza. Dio c'è e io ci sono. In questo avvento siamo invitati anche noi a cogliere la presenza di Dio come questo spazio. Siamo invitati ad accorgerci che anche per noi c'è la mano tesa di Dio che ci accoglie e ci porta nella vita. Come Maria, anche noi siamo chiamati ad arrenderci, all'essere preceduti nell'amore. Lo ripeto, arrenderci all'essere preceduti nell'amore, la giusta resa davanti al mistero grande dell'amore di Dio. Quel Dio capace di rivelarci che l'amore non è un commercio, uno scambio, un dare e avere, ma una porta aperta, un essere preceduti, un dono. L'amore non si merita con un buon comportamento, non si conquista con i sacrifici, non si accumula con le buone azioni. Si accoglie e ci si lascia trasformare, migliorare, rinnovare. Ci si lascia stupire e completare. Come avverrà questo, poiché non conosco uomo? Sono le parole disarmanti di Maria. Non conosco uomo capace di questo amore, potremmo aggiungere. Nulla, nulla è impossibile a Dio. Sono le parole dell'angelo che ci rivelano il tipo di amore di Dio, l'amore che precede. Questo è l'annuncio fondamentale, questa è la buona notizia. Questa è la consapevolezza capace di cambiarci la vita. Dio fa per noi una casa. Dio si fa per noi casa. L'ha promesso a Davide, l'ha cantato nei Salmi e lo annuncia Maria. E come Maria ci rende fecondi, perché nella casa gli amori si incontrano, si intrecciano e generano vita. Anche Francesco di Assisi è passato dentro l'esperienza della casa per riuscire poi a stringersi più forte a Dio. Va e ripara la mia casa. È quanto Francesco ascolta San Damiano dal crocifisso. E mentre Francesco riparava la casa di San Damiano tra mattoni e calce, si accorge che Dio già lo aveva posto nella sua casa. I lebbrosi, i fratelli, la fraternità dei frati e soprattutto la Chiesa. Papa Francesco, nelle sue due ultime encicliche, la Laudato Si e la Fratelli Tutti, continua ad invitarci ad essere custodi attenti, fratelli responsabili, abitanti amanti della casa che ci ha affidato Dio, il creato, il mondo intero, la casa in cui vivere, la casa da amare, la casa da disarmare, la casa da condividere tra fratelli, luogo di solidarietà e nutrimento, la casa da consegnare ai figli, la casa che ci parla di Dio perché riflette Dio. Il Signore ti annuncia che farà a te una casa. Sono per te queste parole. Sii tu quella casa in cui Dio trova casa, perché tu possa sentirti a casa nel suo cuore e questo possa essere il tuo Natale di quest'anno.